sì, poi Giovanna Michele, abbiamo fuori tantissimi giocatori per una partita divertente. Sì, assolutamente, va bene Sharawi e bene i due Boateng, il grande e il piccolo Boa. Sì, sì, adesso lo vedremo. Adesso. Non c'è niente via con la nazionale, quindi lo vedremo solo mercoledì prossimo, perché ritornerà con i nostri nazionali martedì notte, giocano a Firenze, quindi saranno qui solo mercoledì e venerdì giocheremo in campionato, quindi c'è proprio pochissimo tempo e quindi arriveranno tutti i nazionali il mercoledì e giovedì sarà già giorno di vigilia, almeno spero, di campionato. Mi sembra che abbiamo fatto una campagna acquisti mirata, avevamo bisogno di qualche difensore, sono arrivati Mexès e Taivo, poi anche complice, poi Aquilani ha sostituito Pirlo, pensavamo di stare fermi così. Poi è arrivato il legamento crociato di Flamini e quindi all'ultimo momento si è presentata questa opportunità di Nocerino, che ha caratteristiche secondo me molto simili a quelle di Flamini, e siamo riusciti a prenderlo, oltre ad aver investito una somma anche importante su un giovane di belle speranze come appunto Sharawi. Non lo so, la decisione finale la prende l'allenatore. Noi abbiamo 4 giocatori del nostro settore giovanile che vanno messi dentro, perché se non fossero dentro non evidentemente perderesti un giocatore, che sono Abate, Antonini, De Sciglio e Pato, perché Pato, essendo arrivato a 18 anni, è un ragazzo del nostro settore giovanile a livello UEFA, e entreranno sicuramente Nocerino e Aquilani, che sono due, e Sharawi difficili. Adesso vediamo, insomma, siamo 28, quindi purtroppo dovranno stare fuori 3 giocatori. Io sono uscito dalla Lega che la IC si era riservata una 24 ore per decidere, quindi mi sembra che come Lega abbiamo fatto il nostro. Non credo non sia ancora arrivato l'ok dei calciatori. Quando sono partito per Como non era ancora arrivato, quindi dico speriamo, perché da parte nostra abbiamo fatto una proposta che io credo sia assolutamente accettabile, speriamo bene. Beh, perché non si può, anche tecnicamente le italiane, se non si giocasse il prossimo weekend, già così siamo enormemente indietro con le altre, e quindi mancherebbe anche di giocare la Champions League senza avere neanche una partita nelle gambe, diventa veramente, è che noi abbiamo una partita facile, quindi vabbè. Secondo lei qual è la squadra che si è rinforzata? La squadra che si è rinforzata di più? Non lo so, a me no, io guardi, nel mercato dopo 25 anni il mercato lo giudico nel maggio successivo, nel mese di agosto non sono davvero abituato a valutare i mercati, è difficile.